tantissimi gruppi in attesa di partorire quest'anno. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Take me on. Gli Avenged Sevenfold prendono subito la testa del gruppo, tallonati dai Blink e dai Cure, che si riformano per l'occasione dopo più di una dozzina d'anni di silenzio ciascuno. Seguono i Cradle of Filth e infine i Voivod, previsti di sgravare a luglio con qualche altra genialata che l'umanità apprezzerà solo fra qualche ventennio. I'm just an urgent living under the street. I'm a hard case that's tough to beat. I'm the charity case, so buy me something to eat. I'll pay you out another time. Take it to the end of the line. Oggi torniamo a fare Urbex. Entriamo nella vecchia colonia Oda che ho frequentato in estate da piccolo assieme a mia sorella, abbandonata dagli anni 90, non mia sorella, ma la colonia. Siamo a Forni di Sopra. Questo doveva diventare un centro benessere grazie a una compagnia veneta, ma sono passati altri decenni e questa è ancora la situazione. Questi sono i bagni, non si entrava quasi mai da questa parte, si usava sempre l'ingresso principale. Me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Won't you please take me home? Torniamo a noi, ero già stato qui ad esplorare una dozzina di anni fa. A differenza di oggi, quella volta la colonia era piena di rumori strani, passi, porte che sbattevano, però non ci sono le porte. Take my hand, don't feel it.
per quanto siano passati più di 30 anni, il posto sta reggendo relativamente benissimo all'usura del tempo, al freddo, all'umidità, pochissima muffa e polvere, pareti in buono stato, un vero spreco. Questo è un modo di mostrare come una volta le cose venivano fatte in una maniera diversa da oggi, venivano fatte veramente molto meglio. Questi a terra credo che siano escrementi di capriolo. Cappella dove facevamo la messa domenicale e a volte proiettavano i film di Bud Spencer e Terence Hill. Piazzale per l'alza bandiera alla mattina e alla sera anche la maina bandiera. C'era tutta una staccionata di legno marcito intorno in cui giocavamo con i robottini nelle crepe del legno. Bye.
Va benissimo per queste ambientazioni. Una one man band che collabora con altri strumentisti in qualche modo. Un ossimoro svedese, ma quel che conta è la musica. Questa me la mosso tutta. Yeah.
porta per educazione. Dove andavamo a fare le dighe sul fiume coi girini. Questo sentiero è l'anello di Forno, un percorso che racchiude praticamente il paese. Chissà se ci sono orsi qui. Ah, breve corso su come inimicarsi metà del pianeta in soli 2 minuti di discorso. A proposito di orsi, un saluto agli amici del Trentino che con i soldi pubblici hanno ripopolato forzatamente la regione di orsi per poi poterli ammazzare se solo si comportano da orsi. Neanche a chi stupra e sgozza bambini diamo la pena di morte, però una mamma orsa che difende i suoi cuccioli sì. Anzi, i criminali diventano vittime solitamente, come gli ucraini, ma questa è un'altra storia. Del resto la gente è troppo istupidita da 20 dosi di vaccino per potersi ricordare di cosa facevano a donne e bambini gli ucraini. Audio Spine, trasmissione sovversiva. Facciamo ciao con la manina unta. Per oggi è tutto, abbiamo creato abbastanza disgusto e caos.